Onorevoli, eccoci qui su The Elder Scrolls 3 Morrowind in un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci hanno lasciati con un bel po' di missioni per conto della Legione Imperiale, tant'è che siamo arrivati al grado di Cavaliere Protettore e per arrivare al grado massimo ci sarebbero giusto 2-3 missioni, se non erro, per conto del Cavaliere del Dragone Imperiale a Embonert, insomma. Infatti, come vedete, siamo un cavaliere protettore. Però, dal momento che reputo che in questi episodi ci siamo concentrati un bel po' nella missione delle gilde, delle corporazioni, delle casate, è arrivato il momento... Cristo, mi sono allontanato perché non devi rompere i coglioni e continua a venirmi vicino. Ok. Dicevo, è il momento di dare una svolta. Quindi, teoricamente volevo cambiare la miniatura del video, quindi magari avete già intuito dal video. Comunque, signori, senza altra suspense, Harry, andiamo. Harry, last boat to Solstheim. Until the next one. Mio Dio, non ricordavo che avesse un doppiaggio così brutto. Comunque, andiamo a Solstheim. Hai bisogno di trasporto? Svir ti porterà a Fort Frostmoot. Quindi al forte della bocca ghiacciata a Solstheim per pochi soldi. Identità. Pratica il mestiere di capitano marittimo. Kajit, vabbè. I Sutai Rat preferiscono usare gli artigli piuttosto che le armi. Sono più veloci e già pronti. Il mio mestiere. Parlami di Solstheim. E allora facciamo così. 31 si può fare più che... cioè, è apportabilissimo. E al ritorno noi abbiamo lui. Beato al sole. All I ask for is a pair of boots. How hard could it be? Che secondo me lui è uno degli inventori degli stivali per gli aragoniani. Perché in Oblivion ce l'abbiamo, ma in Oblivion è anche la morfologia del corpo è totalmente diversa. Però mi piace pensare che Beato al Sole, che voi magari non lo vedrete perché magari queste parti le taglierò, però tutto il tempo che facevo avanti e dietro Solstheim Morrowind, incontravo lui che si lamentava sempre della mancanza di stivali. Quindi mi piace pensare che lui in un certo senso abbia, alla fine, si sia ingegnato e abbia inventato gli stivali. Tant'è che poi ci ritroviamo in Oblivion. Ecco. Wow. E mentre porta sbarrata. Ma dai, che figli di troia. Botola sbarrata. Figli di troia. Che succede tutti e tre belli? Comunque queste sono tutte nuove giacche. I know you. Mi dispiace, Argoniano, non ho tempo da parlare ora. Stiamo aspettando la nostra scorta per Roccia del Corvo. Se hai bisogno di qualcosa, vai da Carnius Magius al santuario. Ok, va bene. Roccia del Corvo è proprio Roccia del Corvo, quella Raven Rock che troverete poi nell'espansione di Skyrim. Ok. Stay as long as you like. Cosa vuoi? Vai dal capitano Carius e nei suoi alloggi al forte. Vai dritto attraverso il quartiere generale e poi sali per la scala a chiocciola che si trova a sud. I suoi alloggi sono al terzo piano. Se sei qui per affari riguardanti la colonia, parla con Carnius Magius e al tempio del culto imperiale. Ok. Che palle. Questa è una cosa che odiavo di Morrowind, cioè di dell'espansione Solstheim. Nessuno ti vuole parlare, Vatroia. Nessuno. Quindi iniziamo a esplorare un po' il forte, anche perché, come vedete, le strutture sono ben diverse dagli altri. Certo, non è una rivoluzione totale, si intende. Però si apprezza il fatto che hanno cambiato di molto lo stile. Infatti qui è molto uno stile più imperiale. Mio. E ora capirete perché a breve noi sarò costretto a ritornare di nuovo in patria. Perché del forte è pieno d'argento e io amo... Ah, l'argento lo amo, è così bello.
Come fa a non piacervi? Guarda lì! È tutto pieno d'argento! Salvo un po'. Che poi come cazzo fai a mangiarti un uovo così grande? Me lo sono sempre chiesto. Carne di topo? No, dai cazzo ragazzi, la carne di topo potete evitare di mangiare. Carne di anzi. Ok. Meglio che la prendiamo ora, così faccio avanti e dietro velocemente. Senza che magari poi iniziamo un'avventura e a metà avventura che cazzo ragazzi devo andare a lasciare la roba. Voi non vi costa niente perché vedete tanti tagli, invece a me costa e come. Una cosa però scomoda, c'è da dire, è il fatto che voi gli oggetti li potete piazzare sempre solo... Ah, che palle. Devi sempre solo piazzare in un verso. Ed è pedante in un certo senso, perché poi magari voi volete fare qualche struttura o roba particolare con bicchieri o altro e non potrete farlo. Quindi signori, fatto ciò, faccio un salto a casa, ci rivediamo di nuovo qua. Già siamo pieni, assurdo. Fatemi lasciare questi 8 bicchieri qui. Così facciamo una piccola truffa classica da me, che consiste in questo. Allora, voi prendete tutto ciò che avete bisogno di prendere e semplicemente dopo usate intervento divino. Voi non vi potete muovere per nessun motivo al mondo, siete ultra pieni. E questo è il momento perfetto per un intervento divino di richiamo. Quindi signori, momento. Rieccoci qui signori, allora eravamo dove eravamo rimasti. E ora diamo un'occhiata ancora nelle camere e vediamo dove trovare prima di tutto il capitano. Anche se credo che questo episodio prima di tutto sarà molto di esplorazione. Secondo, mi voglio concentrare anche sulla colonia principalmente. Tutto proprio ossicine. What say you? Ma niente, non ti preoccupare ragazzone, va tutto bene. È meraviglio che in un'isola così deserta non ci sia nemmeno un prigioniero. Cioè alla fine what say? È l'unico forte dell'intera isola. E ok, è anche l'unica zona colonizzata dell'isola. Però immaginavo di trovare qualche prigioniero, sinceramente. Solstheim, quando l'ho giocata, l'ho sempre giocata molto, come si suol dire, sopra sopra, cioè in maniera abbastanza superficiale. Quindi non vi so dire, cioè in questo caso non prendetemi come una guida, un guru o altro, perché so molto meno di voi. Quindi qui vabbè si sale di là. Proviamo a entrare da questa parte. Sono sempre quartieri generali. Ah, sì, da là abbiamo rubato, quindi niente, signori, dobbiamo semplicemente salire e incontrare il capitano. E immagino che anche lì dovrò fare di nuovo tappa a casa, perché avrà un intero robo d'argento. Me lo sento. Supply room. Aspetta, esploriamo con calma. Quindi, upper lever dei general... Quarter. Qui. Allo? Sarebbero i dormitori, praticamente. Cosa cazzo è raffigurato in questo arazzo? Questa è la testa, questo è un braccio. Sembra una specie di Atronach della tempesta. Però che senso avrebbe cucire il coso di un Atronach della tempesta? Perché alla fine rientrerebbe tra i nemici della legione. Cioè in generale la legione non è la gilda dei nani, quindi non dovrebbe nemmeno evocarli o saperli evocare. E se vi chiedete perché scassino, è semplicemente per far salire cosa? Scassinare, non perché effettivamente ho bisogno, mi interessa what say you? Rubare quello che c'è dentro. What say allo? You? Che bello che tutto il primo tocco cadono. Allora, nemmeno mi spreco a prendere quei soldi oramai. Cioè, oggettivamente, signori, siamo arrivati alla bellezza di 417.000 e 750 drachi. Cioè, porca puttana. Giri così, bravo ragazzo. Così io mi sposto qui, faccio un veloce salvataggio
e ti frego l'altro candelabro. Via. E continuiamo tranquilli. Saliamo di nuovo e dovremmo trovare la Supply Room. Ah, le Caius Chamber, esattamente, le camere di Caius. Ok, ciao raga, non ti avvicinare troppo, yes? Ho paura. What can I do for you? Falks. I am Captain Falks Carriers, commander of Fort Frostmoth. Figo, cazzo, almeno una volta che ci metto dei sottotitoli interessanti e non le solite cazzate. Siamo un forte imperiale, ovviamente. I miei soldati hanno la capacità per essere i migliori in tutto l'impero. L'isola di Solstheim non è la missione più facile, tuttavia è qualcosa che rende... Tuttavia, è qualcosa rende gli uomini irritabili, ok? Come ho detto, questo è un posto difficile. Questi soldati sono separati dalle loro famiglie e costretti a vivere in condizioni dure. Per essere giusti, la maggior parte di questi uomini sono stati spediti su quest'isola per punizione di qualche crimine passato. Non sono i soldati migliori, ma prima erano i migliori, vabbè. I miei soldati hanno la capacità per essere i migliori. I miei soldati non sono i migliori, vabbè. Finora. Ad ogni modo... Fin poco tempo fa hanno svolto i loro compiti in modo adeguato. Ultimamente ho notato alcuni strani sviluppi. Certamente gli uomini sono inquieti e si lamentano più del solito. Questo li si chiama ad eseguire i propri compiti. Quando li si chiama ad eseguire i propri compiti, sono apatici. Avverto un senso di disagio serpeggiante tra di loro e il morale si è abbassato. Molto basso, non è normale. Il mio istinto mi dice che c'è qualcuno nella truppa che sta attizzando il fuoco del malcontento e vorrei sapere chi. Non mi diranno mai chi è il colpevole. Come loro comandante devo con rammarico tenere una certa distanza tra questi soldati e me. Purtroppo potrebbero voler parlare con te comunque. Vedi se puoi ottenere la loro fiducia. Se scopri qualcosa fai rapporto a me. Ok ragazzone, si può fare. Ma tu non mi puoi lasciare delle cose così, cioè, mi istighi il furto. E dai, che palle. Io ti odio. Allora, ciotola d'argento. Non ci serve, ne abbiamo troppe. Ok. Vogliamo di grimaldello. Sempre che cazzo di candelabro. Che odio, perché c'è tutto questo argento? Cioè, in tutta Morrowind è un parto trovare l'argento. E in un certo senso mi stava anche bene, perché così riuscivo a redare casa con tranquillità. Invece qui arrivi a Solstheim, boom, argento a fiumi. Porca puttana, un po' di equilibrio, signori miei, un po' di equilibrio. I asked you to investigate why the morale has been low in the fort. Have you learned anything? Ripeto, cazzo dei sottotitoli utili, non il solito mazzera. Perché viaggiare quando puoi essere portato? O cazzate inutili, ma proprio inutili, che non servono a nulla. Questo sì che lo stavo aspettando. Non c'è nessuno, vero? No. Cosa? Le biblioteche. Io amo le biblioteche. Mi piace leggere, mi piace accumulare libri. La vecchia via, qui tanti libri uguali, ce l'abbiamo già. I sermoni già li abbiamo. Qui signori, guardate, questa è proprio una biblioteca in stile imperiale, non è la solita roba che si può trovare in Morrowind. Che brutto dire Morrowind ora, effettivamente. Cioè, più che altro in Vanderfell. E comunque che brutto dirlo. Il cuore di Anequina... Ok. Parole del clan... Della madre clan Anassi. Anassi nemica speciale. No, comunque dubito fortemente che sia quella Anassi. Qui, progresso della verità. Già ce l'abbiamo. Progresso dell'impero 4. Libro gioio degli indovinelli. Oh, che bello. Almeno abbiamo degli indovinelli. La vera Berezia, non ci interessa, roba inutile abbastanza. Questo abbiamo visto cosa c'è. Sì, roba inutile. Sentiero del Pellegrino.
Riflessioni sull'adorazione, un libro che tu non dovresti avere. Una danza nel fuoco, ma sei scemo, ce l'hai tutta. Ragazzi, questa roba vi fa salire tutta di livello, una alla volta. Porca puttana, io che la stavo cercando tantissimo tempo e questo qua che c'aveva tutto tutta l'edizione tranquilla, tranquilla nella sua biblioteca. Ok, fantastico. Abbiamo derubato il nostro... Aia, amichetto. E non rompermi le palle facendomi altre domande, ragazzo. Ora io direi di andare a dare un'occhiata alla Supply Room, che era dall'altra parte della scala. What say you? Era lì in fondo. E così tutto il forte l'abbiamo esplorato interamente. Possiamo iniziare a trovare e cominciare a fare le prime missioni. Supply Room, che dovrebbe essere Supply, la zona di ristoro, insomma. What say you? Ristoro nel senso di magazzino, a quanto pare. Dove non c'è un cazzo di utile, praticamente. Oh. What say you? Hai rotto le palle, smettila. Quello mi serve. What say you? Oh, non guardarmi. Guarda di qua, bravo ragazzo. Fissami, perfetto. Che bello usare questi trucchetti per rubare le cose in santa pace. Smettere mai di usarli? No, mai. Ora devi camminare, porca puttana. Piatto d'argento te lo lascio, dai, ora non mi va di stare qui a fare 3.000 incastri per rubarmi un piatto d'argento. Qui tante bottiglie inutili, tanta roba vuota. Beh, signori, fatto ciò, direi che siamo più che pieni e più che pronti per andare a investigare. Sì, qua farò ben un'altra trentina di volte avanti e dietro, me lo sento. Me lo sento. Ma mi chiedo se io uso intervento divino qui. Scusi. Ecco. Abbiamo tutto l'inventario ora. Intervento divino. Ah, ok, perfetto. Con tutta la calma del mondo. Ma qui ci eravamo entrati. Ah, Imperial Cult Shrine. È il santuario. Anything I can do for you? Yelen, porca puttana, sei dello stesso colore della tua veste. Oh, guarda che carino quei basettoni, sembri, non so, un Amish. La devo smettere, continuiamo la missione. Chiediamo al prete se sa qualcosa. Alamexia. La dea dei Doomer, non posso dire di saperne granché, mi è capitato di sentire parlare a volte, ma ci vuole parecchio perché le notizie arrivano fino a qui. Beh, effettivamente, il morale si è abbassato. Sì, ho saputo... che lo era. Questi soldati conducono un'esistenza difficile sull'isola. È fredda, umida, pericolosa e lontana da casa. Gli uomini qui è negato ogni bene. Questo luogo è così dannatamente orribile. Lo so. Lo so. Secondo me anche il prete era accusato di pedofilia, per questo l'hanno sbattuto qua. Non quella schifezza del nord, però. Dove cazzo te la trovo? Un'armeria? Oh, che palle. Dove cazzo te la trovo qualcosa da bere? Griff, nella camera del capitano. Tiè. Che memoria. Che memoria, signori. Che memoria. Nella camera del capitano avevo visto un po' di alcol. Apprezzo molto che comunque Solstheim l'hanno curata molto come espansione. Questo me lo ricordo bene. Anche se è una cosa che ho notato, c'è meno fantasy, diciamo così. Perché se ci fate caso, cioè quando ora inizieremo a giocare ve ne accorgerete, tutti i nemici che di solito incontriamo sono orsi, berserker, scheletri, troll, ok? Però principalmente orsi, lupi, tutta quella
categoria di bestie selvatiche che però non sono fantasy. Infatti allora fu un grande shock per la prima volta che giocai, per il semplice motivo che voi vi trovate, immaginate di trovarvi. Porca puttana, sono già pieno. Speriamo che ne basti uno. Immaginate di trovarvi. Di trovarvi nella situazione dove da Morrowind, che praticamente non c'è una creatura normale, tutto è alieno ed esotico, a qui che è tutto più normale. Ehi, è odore di alcolico quello che ti porti addosso? Il mio naso mi dice che è Griff, riconoscere il profumo tra mille. Che ne dici di offrire un bicchiere a un soldato assetato? Certo. Grazie, grazie amico, questo forte non è più lo stesso da quando è diventato un forte a secco, ti dirò, è ridicolo. Esattamente. In questi giorni non è permesso il consumo di nessun liquore, ordini del capitano, suppongo. Mi è sembrato bizzarro che arrivassero da lui. Il capitano Carius sembrava una persona gentile di carattere, almeno finché eseguivamo i nostri compiti. Penso che si sia accorto che non eravamo alla sua altezza, quindi ci ha tagliato i liquidi. Da allora siamo tutti di cattivo umore. Un soldato ha deciso di parlarmi. Se io parlo con te. Beh, possiamo farlo. Anche se è strano, perché effettivamente in un forte isolato dal nulla non mi sembra una saggia idea bloccare tutti gli alcolici. Alla fine sono l'unica forma di divertimento che si può avere qui. Che palle che ogni volta devo attraversare gli upper level. Meno male che riesco a saltare, quindi mi permette di andare molto più veloce. Saliamo. Andiamo a rubare un altro alcolico e vedere se l'altro mi dice anche la stessa cosa. Ok, ne abbiamo due. Intervento divino. Mi sa che questa volta devo sostituire intervento divino e intervento al missivi, perché qui se uso intervento al missivi dubito fortemente ne tolga qualche parte di utile. Alcolico. Il mio naso mi dice che è Flynn, riconosco il profumo tra mille. Che mi dice? Ok, sieni. Grazie amico, questo forte non è più lo stesso da quando è un forte a secco. Al capitano. Guardia, guardia, guardia. Proviamo ad andare nell'armeria e vedere se lì ci dicono qualcosa di diverso, sempre la stessa canzone. Ah, sempre tutti forti a secco. E beh, cazzo ragazzi. Potete sistemare? Date un po' più di alcol. Di pelle d'orso nordica. Che poi qui è strano perché i berserker, vi avviso, saranno tutti nudi. Non capisco il perché. Perché ripeto, potevano dare un mezzo robo. Va bene che i berserker teoricamente è gente folle che si è isolata dal resto del mondo per andare a fare berserker tra le nevi. Infatti attaccano a vista. Però dicevo, ma come, dai, cazzo. Dicevo, però comunque dà molto di strano vedere a un certo punto un Nord nudo che ti corre addosso e ti vuole picchiare. Perché molti sono disarmati. Quindi vedi gente nuda che ti picchia. È lo stesso concetto dei dormienti, ragazzi. È infatti uno dei motivi per cui non apprezzo i dormienti. Infatti gli davano una divisa, una tunichetta, un qualcosa. Vedere così uno nudo che ti corre addosso, insomma. Sì, non c'ha. Che palle. Che palle. Beh ragazzi, diciamo che per ora mi esploro tutto il forte, poi con calma a telecamere spente me lo svuoto, se no qua ti va a fare avanti e dietro. What no, say? No. Ah ecco, ma no, ti prego non ti incastrare. Qui sopra niente? No, c'è un altro piano. Con uno scrittoio. Un bel po' di alcol. Qualcosa mi dice che l'alcol ce l'ha preso, se l'è preso lui. Infatti qualcosa mi dice che è meglio non continuare l'esplorazione e aspettare
di continuare la missione principale. Quindi ritorniamo al nostro bellissimo gioco. Che giorno è oggi? Non lo so che giorno è oggi. Però tra l'altro noi siamo al 676esimo giorno, quindi praticamente siamo 2 anni che il nostro personaggio vaga per le terre di Morrowind. È abbastanza figa come roba. Perché in 2 anni comunque abbiamo fatto enormi progressi. Cioè voi immaginate solo il concetto delle casate. C'è gente che nella casata si sta anni sperando di salire un grado. Invece noi arriviamo lì tranquilli, tutti belli, felici. Arcimaestro, arcimago. Immaginiamo che la carenza di alcol potesse avere effetti sul morale, ma non l'ho mai bandito. Personalmente non mi importa dell'alcol, era il prete Antonius Nuncius che era preoccupato del suo effetto sugli uomini. Ero in disaccordo, ma la questione era dibattuta. I nostri rifornimenti smisero di arrivare mesi fa. Parla ancora un po' con i soldati e vedi se puoi scoprire la fonte di questo malcontento. E che palle. Sai, vero che... se tanto abbiamo capito che aveva rubato il prete, perché per sbaglio siamo andati a vedere la sua scrivania. Che bello, siamo arrivati al 91. Tra l'altro che brutta uomo è uscito. Oh, che bello. Quindi facciamo più che altro un bel piccolo pisolino in un letto non nostro. Tanto che cazzo ce ne frega. E vai così. Sì. Investighiamo un altro po'. Parliamo con lei. Cosa vuoi? Ho sentito dire che ti stai informando sulle motivazioni per cui c'è un'alta penuria di alcolici in questo forte. Senti, non so cosa abbiano causato tutto questo, so soltanto che ho sentito dire che Antonius, che il capitano ha messo al bando l'alcol nel forte e che non se ne trova, puoi stare certo. Il sacerdote non è male, direi, per essere un prete. Puoi trovarlo al santuario del culto imperiale qui al forte. Ed è anche un ufficio qui al piano di sopra. Se non è uno dei due luoghi, certamente nell'altro. Sembra capisca parecchio bene noi soldati. Mi stava dicendo proprio l'altro giorno quanto gli pare ingiusto che il capitano ci abbia proibito il bere. Ha compreso che è uno dei nostri pochi piaceri su questa discarica di isola. Allora fammi vedere a me. Perché come l'ho detto... mi sembrava strano che penuria di alcol e quello nella scrittoio c'ha chili di alcol. Ecco, il diario è stato aggiornato, appunto. Serratura sarebbe essere stata disattivata, questo armadio non può essere aperto senza la chiave. Pure la scoma, questo drogato. Quindi ci riprendiamo. L'ho convinto che è stato chiuso. Ok, quindi. Torre scorta d'alto nella strigatina. Proviamo ad affrontarlo, però salviamo perché vorrei evitare che ci attacchi. Apertamente. What say you? Sì, è terribile, non capisco perché ne chiedi a me. Ti ho accennato che le spedizioni hanno smesso di arrivare. Beh, non ho idea, hai guardato nel bancone, il mio bancone, ma è un oltraggio, gli cuori rubati. Non ho idea, e va bene. Forse ho nascosto un po' di alcol, ma l'ho fatto per il loro bene. E speravo che se i soldati si fossero ribellati e avessero organizzato una rivolta, avrei potuto giustificare il mio ritorno a casa ai superiori. Senti, non voglio altri guai con te. Sono finito, non potrò mai lasciare l'isola, almeno non vivo. Kais vorrà la mia testa, cosa hai fatto? Spero che tu sia contento, Larax. Sì, decisamente. Yes. What can this humble priest do for you? Anche se... This is pointless. Give in. You're hardly a match for me. Escape me that easily. Oh. Vedere una cosa. Non ha lui la chiave dell'armadio. Strano. Comunque andiamo velocemente a rifare di nuovo rapporto al capitano e diciamo che poi dico tu quanto cazzo sei disagiato.
per andartene da quest'isola. What say you? Cosa era successo? Beh, dicevo, questo qui per andarsene dall'isola ha avuto la geniale idea di prendere e organizzare, sperare di una rivolta per giustificare il suo andare via dal fort. Cioè, quanto cazzo sei disagio? Quanta gente avresti voluto uccidere o comunque ferire gravemente per un trasferimento, porca puttana? Fingiti disabile così ti mettono nel posto più vicino a casa. O perlomeno di solito in Italia funziona così. No, dai, scherzo, signori, per favore, non fissatevi su queste piccole battute di spirito. Allora, Caius, dici che Antonius ha fatto iniziare questa faccenda perché voleva andare a casa. Che stupido. Potevo farlo riassegnare se me l'avesse chiesto. Ecco, bravo al coglione. Ora comunque penso che possa fare il suo miglior lavoro qui, salvando le anime dei miei uomini. Con la rinnovata abbondanza di liquore al forte, qualcuno dovrà loro la salvezza. Grazie per l'aiuto, Larax. Prendi queste. No. Qualche malattia sull'isola non è mai stata incontrata prima. E l'arma potrebbe servirti bene. Ora passiamo ad altri affari del forte. Come ti ho detto, non tutti i miei soldati qui sono degni di fiducia. Molti sono stati mandati in questo forte invece che nelle prigioni di Embonheart. Ora temo che un elemento criminale si sia manifestato al forte. Credo che ci sia un contrabbando di armi che escono da qui e vengono rivenduti a Vanderfell. Ho notato che il mucchio di armi nell'armeria sta diminuendo e non c'è nessuna ragione ufficiale. La mia sola supposizione è che qualcuno stia adoperando del contrabbando da Solstheim a Vanderfell. Voglio che tu scopra questo anello di contrabbando e ti offrirò un po' di aiuto. Vorrei che tu lavorassi con uno dei miei soldati su questo caso, che ce ne sono due disponibili, sono due dei miei migliori qui a Forte. Saenus e Gaea. Troverai nei quartieri generali, e Artoria al piano superiore dei quartieri generali. Parla con loro e decidi chi di loro ti accompagnerà. Quando avrai portato alla luce l'anello di contrabbando, fai rapporto a me. Puoi occuparti dei contrabbandieri a tua discrezione. Darius sa più di riguardo all'attività giornaliera del forte di chiunque altro soldato ai miei ordini. Non è il combattente più forte, ma nessuno è altrettanto saggio. Potrebbe essere più adatto per infiltrarsi in anello di contrabbando. È uno dei miei soldati più leali, è uno dei più potenti. Non l'ho mai vista superata in combattimento. E la sua abilità con le armi è leggendaria qui al forte. Se dovessi avere dei problemi con questi contrabbandieri, Artoria sarebbe un alleato importante da avere. Sì, ma modestamente ho la spada più lunga. Però fatto ciò, signori, al momento che siamo anche ultra carichi, vi rammento che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.